Travolti e sotterrati dal fango nel sonno, sono morte così quasi 200 persone colpite da un'enorme valanga di acqua, terra e detriti che si è abbattuta nel sud-ovest della Colombia. I feriti sono 400, secondo un ultimo conteggio da parte della Croce Rossa, 220 i dispersi. La tragedia più grande si è registrata nella cittadina di Mocoa, che conta 40.000 abitanti, capoluogo della regione di Putumayo, al confine con l'Ecuador e il Perù. All'origine della tragedia lo straripamento di tre fiumi, causato a sua volta dal maltempo e dalle forti piogge. Ancora non sappiamo con certezza quante persone siano rimaste sotto il fango, ha detto il presidente colombiano Santos. Continuiamo a cercare, ma la prima cosa che mi sento di dire è che i nostri cuori sono con le vittime di questa tragedia. 130 mm d'acqua caduti in una sola notte. Il presidente Santos ha già dichiarato lo stato di calamità naturale. L'obiettivo è quello di organizzare un piano d'azione d'intesa con tutte le istituzioni per cominciare a inviare gli aiuti.